stato un pomeriggio speciale quello vissuto domenica dai ragazzi dell'Istituto Musicale Lagrangia di Vercelli, vincitori del concorso Le Note del Cuore 2023, promosso dagli Stati Generali della Prevenzione e del Benessere del Consiglio Regionale del Piemonte, in collaborazione con la Nazionale Italiana Cantanti e la Partita del Cuore. Gli studenti e le studentesse hanno assistito al soundcheck del concerto di Luciano Ligabue al Pala Alpi Tour di Torino. La partecipazione è sicuramente interessante e molto stimolante, perché ci ritroviamo noi ragazzi dal banco, siamo abituati a seguire le lezioni, tutto, a comporre, a fare quello che vediamo fatto dai grandi. Dal mio punto di vista, quello che mi ha colpito di più, che è la cosa che mi è piaciuta di più di questo concorso, indubbiamente ci hanno lasciato la nostra buona dose di autonomia, nonostante ci è stato poi comunque il controllo dei docenti, e la cosa più bella è stata ritrovarsi insieme, decidere la nostra base, il nostro testo. Molto divertente, sono anche contento di essere venuto qua in questo concerto privato, insomma, è molto tutto fantastico, strabiliante, non immaginavo fosse così. Ad accompagnare i ragazzi due componenti della giuria di concorso, l'autore e regista Giulio Graglia e il cantante degli Statuto Oscar Gianmarinaro. È un'idea della Nazionale Cantanti quella di dar modo ai ragazzi delle scuole di mettersi in gioco scrivendo delle canzoni a tema, ogni anno c'è un tema diverso. I ragazzi che hanno vinto, quest'oggi li portiamo ad ascoltare il soundcheck di un grande artista come Ligabue, un concerto di una grossa produzione, quindi avranno modo di capire alcuni aspetti che non si vedono vedendo il concerto, quindi come si prova, poi come funziona la parte dell'audio, la parte delle luci, che cosa chiedono gli artisti quando provano. Il concorso Le Note del Cuore promuove attraverso la musica e il coinvolgimento attivo dei ragazzi e delle ragazze la cultura della salute e intende sensibilizzare i giovani sull'importanza di fare prevenzione adottando scelte e comportamenti in grado di determinare la propria salute e il proprio benessere futuro. Un momento entusiasmante per i ragazzi, ma il concorso è stato molto importante per loro perché si sono cimentati in cose che normalmente rimarrebbero forse più teoriche e invece così diventano la base di una creatività costruttiva. E quindi, che dire, oggi è proprio una giornata di festa, perché insomma concerto con il Liga lì davanti non è che succede a tutti.